L'estate si apre con una grande proliferazione della medusa pelagia nel Mediterraneo occidentale, mentre in altro Adriatico è tornata, dopo quasi un secolo, la Drimonema Dalmatinum, la medusa più grande del Mediterraneo con un cappello di circa 80 cm, mentre gli stabilimenti si stanno attrezzando con reti antimedusa. Dal monitoraggio fatto anche attraverso le segnalazioni dei cittadini e dei pescatori emerge che la pelagia quest'anno si è riprodotta tantissimo. Le correnti possono spingere questa specie marine urticanti, tipiche del Mediterraneo e dal caratteristico bordo violaceo, sul Mar il Tirreno e lo Ionio. In Alto Adriatico non ci sono, ma lì è tornata appunto la Drimonema, una specie descritta per la prima volta nel 1880, poi riavvistata solo nel 1940 e poi più nulla per decenni. Anche sulla spiaggia di Civitanova Marche, ieri in occasione della primavera domenica di sole di quest'estate, in mare erano presenti diversi esemplari. E c'è già chi lancia delle ipotesi suggestive. Secondo gli studiosi, non andrebbe sottovalutata l'idea dell'avvio di un turismo per le meduse. Sono specie non aggressive e, viste a debita distanza, con una maschera offrono uno spettacolo a mare aperto tra i più affascinanti.